Others came before you to challenge Anat, but they did not have your skill. Non è ancora finita! Quanto dura sto mini DLC? Però lì posso salire, assolutamente. Non lasciamoci sfuggire nulla. Vediamo di non cadere, per favore, che non ho voglia di rifarmi tutto questo. Vedi? La prima volta che tagliamo qualcuno a metà. Guardati attorno, una camera segreta. Camera segreta vuol dire tutto e vuol dire nulla. Oh, aspetta, l'ho detto anche prima. Guardiamo anche queste cose che magari... Dove? Ho sentito meccanismi muoversi, ma non vedo... A meno che, aspetta, non sia questa. Esatto. Spada del rufiano blu. 200 monete. E una leva. No, sai che non credo sia questa, la stanza segreta? Perché questa ha aperto la strada. Boh, magari la cosa segreta serviva proprio per aprire questa stanza. Non ne sono sicuro, però... Che succede? Ah, il portale, certo. Ogni tanto mi dimentico di tutto ciò. Oh, il mio amicone con lo scudo. Che bello rivederti. Ti giuro che non riesco a capirlo. Secondo me devi tipo rompergli la stabilità e poi puoi colpirlo. Però quello scudo è veramente impenetrabile tra un po'. E la spada mi si sta rompendo. Ha tutta la punta sminchiolata. Ah, e ti pareva. Ma vai via. Ormai, dopo il Minotauro, tu sei alla pari di un boss di Dark Souls 2. Ti giro attorno e muori. Filtro blu. I'm blue da budi da budae. Grazie che mi hai detto che mi sto avvicinando, anche se ancora non mi hai detto quanto mi manca per avvicinarmi. Ale, anche attraverso le sbarre. Oh, porta segreta. Con tipo con scudo, ovviamente. Oh, ma ti si romperà prima o poi quello scudo di merda, eh. Vediamo se facciamo... No, neanche con un attacco caricato pesante. Ale, finalmente. Ma veramente quello con lo scudo è... è assurdo. Ad ora comunque la migliore arma che ho trovato per tirare giù gli zombini normali è la spada del rufiano. Al 100% taglia la testa se la becchi bene. Certo, Aldia, ecco. Ah, che bello. Ecco qua, andato. Portale numero uno fatto. Apriamo anche il secondo e via. Ecco qua. Attacco a sorpresa, ma da parte mia. Call an ambulance, but not for me. No, allora lascia sicuramente. Buona per fare attacco ad area, ma ha una velocità d'attacco tremenda. Orribile proprio. Ale, andata. Due in un colpo. Tutte le asce sono... molto lente. Proviamo il martello. Ah no, il martello è una mano. Allora
E via, secondo altare. Anche il Sega Arti non è male, sai? Se colpisci bene, fa un bel attacco. Tra l'altro ci manca veramente poco. Esatto, per salire di agilità. Tizio di fuoco. E tizio elettrico. Ah, sei tu, Lucius? Per forza. I have waited years for this. Release me. Destroy the crystals. Sì, signore. Facciamo come vuole. Spero che veramente i cristalli... Cristallo del legame. Eccolo lì. Siano vicini. E via. Visto che tanto le armi le possiamo lanciare e il nostro amico non è poi così tanto furbo, io direi di risolverla nel modo più facile e indolore per noi. Ecco fatto. E iniziamo il nostro bel lavoretto da minatore. Sì, è anticlimatico farlo così probabilmente, ma cazzo ce ne frega. Abbiamo pagato per il DLC, io lo faccio come voglio io. Se volevano evitare questa cosa, ti mettevano una skin di default. Ecco fatto. Però ovviamente devo attivarlo io. Ah, che bello quando puoi semplificarti la vita e non ti devi sporcare troppo le mani. Che poi in tutto questo la gente ancora non è finita e continua a spawnare. Proviamo a scendere, che magari finché non eravamo scesi non si triggerava, diciamo, la fine dello spawn. Vai, 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 prima che arrivino. Perfetto. Mi spiace, ho già fatto. E le catene sono andate. E un cristallo è andato. Andiamo a fare il secondo. Lo so, Aldia. Ah, perfetto, bravo. Aspetta, ah, c'era una pozione di cura. E di nuovo la tizia che lancia le palle di fuoco. Mi sa che qui, a questo giro, la mia tecnica di lancio, dovremmo farci un po' più di attenzione. Che bello che nonostante tutto ci sono aree comunque alte dove evitare il grosso dei nemici. Quindi dov'è la nostra bella amica urlante lanciapalle? Eccola là. Dove va? Dove va? Che fa? Vabbè, non sono fatti miei alla fine. Io sono qui per fare il minatore di Minecraft. Distruggo i cristalli perché è bello. Oh, finalmente ci sei arrivata, eh. Però, se tu puoi prendere me, io posso prendere te. Ecco fatto. E ecco qua, a posto. Grazie alla spada a due mani abbiamo potuto fare un attacco volante ad area. Uccidiamo questi prima che arrivino. Ecco qua. Dovrei essere a posto ora. Uno mi sa che l'abbiamo azzoppato, quindi se lui rimane in vita non se ne attivano altri. Bravo. E le catene distrutte. Però devo ucciderlo, vero? Contento, Lucius? Eh sì. Tra l'altro sembri un barba grigia di Skyrim, fattelo dire. Bet mem netsa. Menza anche a te. Hai aspettato anni perché qualcuno arrivasse per distruggere due cristalli. Oh, spero sia valsa la pena. Ah beh, una persona simpatica. Sì. And you shall make use of your strength and dexterity. Together, we have a sliver of a chance. Ah, che bello, finalmente. Un nuovo alleato. I sense three powerful spells. I am not the only one who has been imprisoned here all these years. We need to find out what Anat wants so badly to hide.
E speriamo di no. Nenza anche a te, amico. Però, esatto, scopri il segreto di Anant. Questa zona vale come hub. E questo? Dove mi porta quello? Non voglio scoprirlo, sinceramente. Accedi alle taglie. Oh, possiamo fare... Ok, quindi questa è al 100% l'hub centrale di questa zona. E qui da dove siamo arrivati, immagino. Eh sì, questa è la zona iniziale. C'è anche la spada. E qui possiamo lasciare le provviste. No, apri forze. Ah, eh sì, queste sono le mie ricompense, in pratica. Vabbè, quelle blu per adesso lasciamole un attimo da parte. Le teniamo per buone. Quindi per ancora un bel po' continua questa zona. E questo è l'elmo che si vede appunto nella miniatura del DLC. Ma io vorrei tornare un attimo alla torre. Eccole qua. E vedere se possiamo usare le monete per comprare le armi. Dunque, vediamo cosa possiamo scambiare. Ah, che bello, posso averle qui nel mondo in pratica. 1100 poi non è neanche terribile come danno. Però lo scettro fa veramente male. Però anche la spada da ruffiano mi è piaciuta un sacco. 73, la sega arti 73 e lo scettro 93. È veramente tanto e per il danno che fa è ottimo. Io quindi con 5000 monete prenderei questa e lo scettro. Poi non so se scala di danno o cosa, però vediamoli nel mondo normale. Beh, alla luce del sole fanno la loro figura. Fammi vedere. Ok, non li posso modificare, ma possiamo potenziarli. Allora, devo effettivamente dire che magari, sai, contro 1900 e tanti altri punti, forse 1100 e 700 non sono molto. Però teniamole conto che sono armi uniche. Ce le mettiamo da parte.